questa collaborazione con l'Associazione Benvenuto Unite è nata 2 anni fa quando queste signore sono venute in questo istituto, che cercavano praticamente un luogo dove poter portare queste ragazze e dare delle opportunità di conoscenze diverse. Noi ci siamo messe, ovviamente mi sono messo subito a disposizione, perché come dirigente di un istituto scolastico dove ha questi laboratori, dove ha praticamente tutte queste opportunità di dare ai ragazzi anche il pomeriggio, e grazie anche alla disponibilità dei docenti che in modo proprio volontario si sono messi a disposizione. Quindi diciamo la scuola è aperta di pomeriggio anche per dare l'opportunità ai ragazzi, a prescindere se sono o non sono iscritti in questo istituto. Come diceva il preside, la scuola, grazie giustamente al preside, è stata aperta a tutti i ragazzi il giovedì pomeriggio, quest'anno il giovedì pomeriggio, per dare la possibilità ai ragazzi di conoscere e di lavorare, di realizzarsi nei nostri laboratori. E questo è un liceo artistico che nasce come laboratorio d'arte, quindi abbiamo 5 laboratori dove i ragazzi veramente riescono ad esprimere le loro emozioni, non soltanto i ragazzi tra virgolette normodotati, ma anche i ragazzi che possono avere delle difficoltà. Quindi questo laboratorio, come si può vedere, è inclusivo per tutti. I nostri ragazzi vengono volentieri a lavorare con i ragazzi che non sono iscritti nel nostro istituto e realizzano delle cose meravigliose. Quindi è un laboratorio che dà la possibilità di apprendere, di creare, di integrarsi col gruppo e di apprendere quelle capacità manipolative, ma anche logiche, matematiche. Nel laboratorio di moda i ragazzi stanno realizzando dei vestiti, delle cartelle, dei vestiti di carnevale. Precedentemente siamo stati nel laboratorio di ceramica, dove i ragazzi, avendo come punto di riferimento un prototipo dell'arte Munari, hanno realizzato un pannello ispirandosi, poi realizzando in base esprimendo le loro emozioni. Poi andremo in seguito in pittura, quindi vanno ad esprimersi attraverso i colori, dal segno il disegno. Infine faranno pure una drammatizzazione insieme ai nostri ragazzi. Questa è un'esperienza di crescita non soltanto per i ragazzi disabili, ma per tutti noi, perché ci emozioniamo noi stessi a vedere i loro miglioramenti, il loro inserimento. Abbiamo Alessia che non stava seduta e già dopo 2 volte si è inserita e ha lavorato con i ragazzi, quindi questo è bellissimo. E i nostri ragazzi vengono qua non tanto per fare alternanza scuola-lavoro, ma perché sentono il piacere proprio di lavorare, perché riescono a ricevere dai ragazzi che magari sono in difficoltà. Per visitare il nostro istituto vi aspettiamo sabato 27 gennaio dalle 16 alle 19, in modo tale che le famiglie possano conoscere personalmente, visitare, girare e conoscere questa realtà scolastica presente nel territorio di Mazara. Io ringrazio il preside Alberto Ditt per averci aperto le porte della sua scuola. Ringrazio Paola per aver strutturato questi laboratori in modo inclusivo. I nostri ragazzi sono contentissime e felici di venire qui ogni giovedì. Chi volesse iscrivere i suoi ragazzi al laboratorio può contattare l'Associazione Abilmente Uniti al numero 320 2169 540 o tramite la nostra pagina Facebook.